c'è poco da aggiungere, insomma. Questo credo sia un obiettivo importante. Finalmente questo progetto parte dopo tante anticipazioni, insomma, da domenica sarà effettivo, sarà a pieno titolo inserito nell'offerta di mobilità della nostra regione, quindi credo sia un fatto estremamente importante. Maggiore disponibilità di treni in tutta la nostra provincia, più facilità credo per tutti i pendolari, i passeggeri, anche di memorizzare quelli che sono questi orari cadenzati, che renderanno sicuramente più facile e agevole per tutti la percorrenza, minori tempi di percorrenza, che è un fatto estremamente importante. Poi io aggiungo, insomma, con un augurio, ma che memorare dovrebbe aiutare, maggiore puntualità, quindi insomma la certezza del treno e la puntualità nei tempi di percorrenza. Questo è stato uno dei progetti sul quale abbiamo investito più energie, sia umane, e ringrazio tutti i collaboratori del Dipartimento, assieme a quelli delle province, delle altre regioni, ovviamente anche di Trenitalia, che un tavolo tecnico che si è protratto appunto dal 2006 ha portato a questa significativa, come diceva appunto Maurizio, una rivoluzione. Proprio anche i tempi che ci sono stati necessari per elaborarlo lo stanno a dimostrare. A oggi poi abbiamo dovuto fare tutta una serie anche di aggiustamenti, perché il lavoro di conforto, di collaborazione che abbiamo aperto con tutti gli enti locali, a cominciare dal Comune di Spezia, come sempre prezioso in tutta questa fase, ci ha permesso poi anche di riconoscere alcune lacune che questa prima presentazione aveva, che appunto Maurizio ricordava prima. Dicevo, noi abbiamo, siamo in una fase in cui più a breve dovremmo sottoscrivere questo contratto di servizio con Trenitalia. Abbiamo fatto una scelta nella stesura dell'ultimo bilancio importante proprio per valorizzare, per incrementare quella che è l'offerta di mobilità su treno di cui questa regione ha assolutamente bisogno, incrementando quello che è le risorse storiche a disposizione della regione per il contratto di servizio, che avevamo già fatto nel 2005 mettendo 1,5 milioni, quest'anno abbiamo fatto mettendone 3 milioni, abbiamo incrementato con risorse regionali di 3 milioni, che è una cifra considerevole. Di questi 3 milioni 750 mila sono stati, diciamo, saranno riversati insomma, a Trenitalia per la definizione di questo, per il costo di questo progetto, assieme ovviamente alle altre regioni toscane e Emilia, che hanno fatto dal punto di vista della contribuzione finanziaria la loro parte. Come si diceva prima, è importante ora una buona comunicazione. Molti comuni l'hanno già fatto, questa è l'occasione ancora per rendere partecipe tutti di questa novità. Trenitalia produrrà tutto il materiale che sarà di qui a breve disponibile e in distribuzione. Abbiamo appunto necessità di questa, che è un progetto dal quale, lo dico, non si torna indietro, insomma, quindi questa ormai è una cosa consolidata, di cui, insomma, non c'è non è sperimentale, cioè è un progetto ormai che entra a regime con, tra l'altro, in una condizione di difficoltà, perché entra non come solitamente si fanno le modifiche nel cambio dell'orario, che è avvenuto il 14 dicembre e che avverrà a giugno, a metà di giugno. Noi abbiamo premuto molto su Trenitalia perché non si aspettasse quella data per, diciamo, inserirlo, infatti con una cosa un po' complicata, anche un po' anomala, viene, diciamo, in un orario vigente, quindi viene posta questa richiesta. Questa, dicevo, aumenterà l'offerta, farà sì che ci siano poi peraltro dei treni che prima erano solo per un breve periodo estivo, cioè il collegamento Saldana-Monterosso, che era una delle necessità, insomma, vista anche la forte presenza e il forte afflusso di turisti. Nelle Cinque Terre diventa un collegamento annuale, quindi anche noi contribuiamo al servizio di questa, diciamo, allungarsi della stagione turistica, speriamo, delle Cinque Terre.